Artista più artista, visioni contemporanee è il titolo della nuova mostra che è stata allestita a Gradisca di Sonzo alla Galleria Spazzapan. Un'esposizione che fa parte di un progetto più ampio distribuito in 3 città della regione che si propone di mostrare come gli artisti vedono loro stessi e gli altri artisti. Tema centrale, l'autoritratto coniugato in molti modi diversi con tante tecniche e caratteristiche differenti. Alla Galleria Spazzapan di Gradisca l'inaugurazione di Artista più artista, visioni contemporanee, una mostra che fa parte di un progetto più ampio. Sì, un progetto più ampio legato al tema dell'autoritratto e del ritratto d'artista. In una sala di specchi, diciamo, c'è un gioco tra osservatore, artista, sguardo nella storia. Ad esempio a Gorizia si aprirà una mostra dedicata alla pittura, diciamo, ecco, attraverso l'autoritratto, mentre qui naturalmente si tratta di artisti contemporanei, 15 artisti che hanno lavorato su questo tema proponendo installazioni, interventi diversi, sempre comunque collegato a questa importante tematica che è quella di definire l'identità dell'artista e quindi anche del suo ruolo all'interno del sistema, di cosa significa appunto fare produrre arte anche, no? Attraverso poi il volto dell'artista tutte queste tematiche vengono valorizzate. E sono opere molto molto diverse che si tratta di video, di installazioni mobili, di disegno, di pittura, insomma di varia tipologia. Non è più importante né la tecnica nell'arte contemporanea, neanche poi la rappresentazione. Si generano contenuti nei vari con tutti gli strumenti possibili. Facciamo qualche nome degli artisti partecipanti? Ma a questo punto, a parte che sono 15, vorrei fare anche però dire che ci sono 3 invece autori fotografi con 3 servizi, diciamo, inediti, almeno uno legato alla Biennale di Venezia, di Sillani, Gerayan, poi c'è Maurizio Frullani che da sempre ha ritratto l'artista nel suo atelier, nelle sue, come dire, operatività, e poi c'è Branko Lenart, allestito in collaborazione con la Galleria Gong di Nova Gorica, che è un artista sloveno che sta a Graz e che fotografa grandi firme della fotografia internazionale. Galleria Spazzapan ci ha abituato bene, perché abbiamo ogni volta delle mostre che sono un gioiello. Poi io mi lamento perché dicono regione piccola e anch'io ci casco. No, sono dei gioielli. Le mostre che fanno lo Spazzapan riescono a richiamare quel pubblico anche giovane, che è quello che poi dovrà tramandare l'arte del nostro tempo, così come a noi è stata tramandata quella dei secoli passati. È un progetto entusiasmante quello di coinvolgere tutta la regione e lavoriamo mettendoci ogni volta un pezzettino. Questo pezzettino è uno dei più ovvi e dei più evidenti, perché Spazzapan è la Spazzapan, tra l'altro ultimamente impreziosita dall'ascito Biolcati Corgnati di opere di Spazzapan. Monfalcone sono stati bravi, cioè negli ultimi anni hanno investito sulle mostre e hanno investito in particolare sul Novecento e sul Contemporaneo. La prima grande mostra fu quella di Crali, poi ne sono seguite altre e devo dire è un percorso che si sposa geoculturalmente con l'attività della Spazzapan. Una tappa di un percorso che noi consigliamo naturalmente a tutti gli abitanti della nostra regione, ma anche naturalmente ai visitatori che ci guardano dall'esterno, ed è un percorso che vuole interrogarsi appunto sull'identità, sul ruolo dell'artista, in un percorso che si svilupperà in 3 città, Gorizia, Gradisca e Trieste, e con un percorso cronologico ad ampissimo raggio. Partiamo da Vasari e arriviamo alla contemporaneità. E di questo progetto la Spazzapan direi che rappresenta
un po' un cuore pulsante, un momento di profonda attualità. Gradisca si conferma essere uno dei centri regionali per l'arte contemporanea, lo ha detto anche l'assessore Gibelli in questa bellissima giornata in cui propone Gradisca assieme a Monfalcone quella che saranno le due cittadine in asse per l'arte contemporanea per Goretto 2025, Nuova Goretto e Goretto 2025. Il lavoro fatto è sicuramente un lavoro importante da parte dell'amministrazione, da parte della regione e della fondazione che vanno a valorizzare quello che è l'arte contemporanea regionale, ma non solo, perché per la prima volta Gradisca avrà anche una collaborazione con gallerie e specialisti oltre confine. Questo ci permette di cominciare a mettere i primi passi per quello che sarà la capitale europea della cultura.